20, come sapete, si è appena aperta ufficialmente la campagna per il nuovo sindaco di Roma. Cioè, no, è arrivato il tempo, quasi, cioè, quest'altro anno, però diciamo ci siamo quasi. Allora, per fare il punto, diciamo, è con noi la sindaca. In questo momento. Oh! Sindaca Raggi! Grazie di averci aperto la puntata, ma che fa? Che Stiamo state. manifestando contro questa indecenza dell'immondizia a Roma. Lei. Io ci ho fatto tutta la campagna elettorale Ma urlando. scusi. Il vento sta cambiando, possibile che dopo 3 anni si senta solo una gran puzza di merda? No, Guarda. ma questo lo diciamo noi, scusi, è lei che deve dare le risposte, lei non può manifestare, o governa o sta all'opposizione, almeno Se una volta avesse era. ragione lei, sarei da sola, invece come vede in questa piazza siamo migliaia. No, dove? Io non vedo. Beh, i trucchetti della comunicazione, perché migliaia di pappagallini sono al bordo superiore dell'inquadratura, migliaia di scarafaggi e topi sono al bordo inferiore, cinghiali e volpi alati, perché come è noto non amano le telecamere. Sì, il suo popolo preferito, lo so, però, sindaca, l'evidenza è contro di lei, mi spiace Ma dirlo. forse sarebbe il caso di ricordare che io ho preso Roma, che aveva alle spalle 2000 anni di malaffare, e mi sembra che dopo 3 anni di governo Raggi, perlomeno, i cristiani al Colosseo non si bruciano più. No, ma guardi, sono secoli che non si bruciano, non è merito suo. No, per carità, non è mai merito della Raggi, questo ci sono Vabbè, abituata, per adesso i cristiani. carità. Sono diventata sindaco che Sì. questa città si chiamava Mafia Capitale. Oggi la parola mafia è scomparsa. Nemmeno questo è forse un pochino merito mio, soltanto un No, pochino. nemmeno questo, mi scusi, non c'entra. No, no, mi spiace Allora, senta, contraddirla. che cosa. Senta, guardi, io lo sa perché, anche senza che nessuno mi dica nemmeno un grazie, ho sempre questa espressione così stanca, però anche felice, lo sa perché Infatti ce lo credo che chiediamo la. tutti, Me lo chiedono in perché? tantissimi, Che perché c'ha da pensano essere poi chiunque felice? altro al suo posto a quest'ora starebbe nella vasca da bagno con le vene tagliate. Invece io sono felice, non mi viene il dubbio che forse magari questa espressione di serenità viene dal fatto che ho la coscienza a posto, perché forse so che la nostra giunta ha fatto tantissime cose buone per Sì, Roma, no, ho forse non capito, ne ma come parlate fa lei a avere sufficiente. questo? Me lo Lei. dà un minutino soltanto per dire le 239 cose buone che la nostra giunta ha fatto per Roma? Mi Adesso un minutino, sì, ma dà un minutino? Allora, 239 magari no, capito? Abbia pazienza, ma la magari. cosa che mi sta più a cuore innanzitutto, il tubo grigio grosso messo in percosì sul raccordo, quella Sì, è la cosa a un cui tengo raccordo, questo ce moltissimo. l'aveva già detto, questa era la numero uno, ce l'ha detto l'anno scorso, va bene? Però non sapete che abbiamo bloccato il traffico sul raccordo non per 1 mese, non per 3 mesi, non per 4, ma per 9 mesi senza un motivo? Ma le sembra un vanto, scusi. E che poi, un giorno quando ci girava, l'abbiamo rimosso alla luce del sole, stando semplicemente attenti di farlo nell'ora di punta, in modo che i romani si potessero rendere conto e vedere con i loro occhi. E lo sa, Sì. quante cose, indovini, quante Quante? cose abbiamo fatto per le buche di Roma, lo sa? Beh, no, è niente. No, E invece no, ne abbiamo fatte 39, si informi, 39 cose. 39 cose, ovvero 39 buche? Che avete Non fatto? sono poche, perché sono 39 buche tappate con la gara d'appalto, non con la sabbia che dopo un anno le devi rifare da capo. Queste hanno la garanzia Di quanto? di un anno. Senta, sindaca, lei mi è simpatica, guardi, io le dico veramente. Però io vorrei consigliare di proprio smetterla di vantarsi di queste conquiste infinitesimali, sinceramente. E vuole sapere un'altra cosa buona che abbiamo fatto? Sì. Che Si ricorda numero la era? numero 137? Bene. Abbiamo interrotto, scusi che ce l'ho scritta, abbiamo interrotto. Si ricorda quel tavolino al bar del Campidoglio che nazzicava? E Che quindi? ballava quello che tutte le volte che prendevi il caffè ti cascava il gomito così? L'abbiamo messo una zeppetta. Abbiamo sfidato la burocrazia di Roma e ci abbiamo messo la Non lo sapevo. zeppetta.
Non lo sapevo, vabbè, complimenti. Ma la cosa importante è che queste 239 cose buone sono soltanto l'antipasto per il grande cambiamento che finalmente sta arrivando. Però posso dirle una cosa, la smetta di fare promesse che poi non mantiene, veramente, glielo dico con simpatia. Non giochi con i sentimenti, no, guardi, i romani hanno il cuore. È vero, questa volta è vero, il cambiamento sta arrivando in tutto questo tempo, lo abbiamo coltivato, lo abbiamo covato e siamo pronti. In tutto questo tempo in cui sembrava che non facesse niente. Brava, proprio quel tempo là che sembrava che stavamo proprio... Quel tempo che stavamo proprio persi, no. Quel tempo l'abbiamo utilizzato in segreto per mettere a punto il piano al millimetro, per trasformare questa città in una città telematica, a impatto ambientale zero, che non spreca ma ricicla e rigenera nell'unico interesse dei cittadini romani e in modo egualitario. Alla faccia, veramente. Sindaca, comincio a eccitarmi, ci anticipi qualcosa, quindi scoppia tutto adesso. Posso dirvi, se volete, il titolo del nostro progetto. Sì. Si chiama Call for Ideas, che tradotto significa, se ci avete un'idea, suggerite, perché noi veramente non sappiamo dove mettere le mani. Sindaca, tutte le volte che incontriamo... 2000 anni di malaffare, veramente, io le mani negative. Posso stancare. Tra l'altro... Anche dall'estero, non solo i romani. Infatti. Ma io voglio dire, a proposito, no? C'è un gossip che gira, no? Ma è vero che lei forse si ricandida? Ho sentito nei corridoi dire questo, che forse Di Maio ha trovato un espediente per lei per superare il famoso vincolo del secondo mandato. Sì, sì, Di Maio ha pensato magari chiamiamo zero il primo mandato, così poi il terzo diventa il secondo e ti puoi ricandidare. Ma io voglio proporre una miglioria a Di Maio, mi è venuta un'idea migliore. Chiamiamo il secondo, lo chiamiamo zero, il primo lo chiamiamo terzo, così poi il terzo diventa il primo e quando mi ricandido posso dire il vento sta cambiando, dai, tanto la prima volta nessuno può dire non hai fatto l'anno precedente. Sì, ingegnoso. È un'idea, però non credo che funzionerà. Ci dica qualcosa invece, se può, su questa diaspora all'interno del movimento, che c'è un po' di maretta, come la vede lei? Guardi, scoprirete tutto quando leggerete il mio ultimo libro sul perché ho abbandonato i 5 Stelle. No, scusi. Scoop, pure lei, non lo sapevamo? Lei ha abbandonato i 5 Stelle? Anzi, scusi, mi stavo quasi dimenticando. Allora, sono venuta qua per chiedere ufficialmente asilo politico. Voglio restare qua. Non vuole restare qua? Due, tre anni. No, ma che asilo politico? Scusi, ma che è stata maltrattata, ha avuto minacce? Ebbene, non lo so, si immagini io, sardina in mezzo alle 5 Stelle, un inferno. Ma quindi lei è diventata sardina, non ci sto capendo più niente. Sempre stata sardina, anzi le sardine si sono ispirate a me, tanti si sono chiesti come mai hanno scelto questo nome, sardina, perché guarda di profilo. No, vabbè. Sono io una sardina. Io ho capito, è un grande momento di riciclo in politica, però scusi, mi sembra... Un secondo, Gabbiani, allora io ho detto, no, mi scusi, perché qua non ci si può neanche girare in questa città, avevamo detto che si poteva cominciare a mangiare solo quando la manifestazione è finita, via! Ma che sono prezzolati, Gabbiani? No, cosa dici? Tutti sul vetro, tutti sul vetro, via dall'organico. Io direi di chiudere questo collegamento, ringraziamo la sindaca Raggi. Il gabbiano di Roma è stato equiparato al tipo della Mongolia per capacità strategica, pensi. Grazie sindaca. Comunque noi l'asilo politico glielo diamo, qua al programma naturalmente. Pensa che ci sarà traffico per arrivare? No, credo di sì. Non ne posso. Dovrebbe saperlo meglio di me. Da quando c'è questa sindaca?